San Donato è la misura della chiesa, l'identità della chiesa aretina. Una chiesa che vuole essere come San Donato, donata agli altri. Donato è anche il participio passato del verbo donare, simbologia che rappresenta alla perfezione le celebrazioni che si svolgeranno quest'anno per il patrono di Arezzo. 2 giorni di festeggiamenti, ma anche di solenni celebrazioni che prenderanno avvio sabato 6 agosto con i primi vespri alle 18 in cattedrale e che culmineranno con la messa stazionale domenica alle 18 sempre in Duomo, presieduta dall'arcivescovo Fontana e concelebrata dai sacerdoti della diocesi. E proprio in occasione delle celebrazioni di San Donato saranno ordinati 2 nuovi sacerdoti, Don Luca Vannini e Don Piero Mastroviti, donati così metaforicamente alla diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. Molto forte l'ordinazione dei 2 preti, era un bel po' che non capitava, e l'idea di avere risorse nuove è un momento veramente bello e importante. Ed infine un altro dono in arrivo per gli aretini, sempre in occasione della festa per il patrono. La città potrà infatti accogliere il ritratto di San Francesco di Margaritone di Arezzo in arrivo dai Musei Vaticani. L'opera sarà esposta nei nuovi spazi della Galleria Ivan Bruschi. Devo ringraziare Domenico Ciani che ha reso possibile l'arrivo in Arezzo della ritenuta più antica immagine del poverello d'Assisi che, come sapete, visitò più volte la nostra città. E proprio in occasione del giorno del perdono di Assisi, il 2 di agosto, un rappresentante della comunità islamica nella Basilica di San Francesco si è unito alle celebrazioni e soprattutto alle preghiere per le vittime delle stragi che hanno scosso negli ultimi mesi l'intera Europa. Il dialogo c'è sempre stato e rispetto e apprezzo molto la comunità islamica che non ha voluto fare retorica, ha mandato un imam rappresentante di tutti a partecipare al nostro rito di riconciliazione, perché perdono Assisi è l'impegno a essere tutti in pace gli uni con gli altri.